Casarotta nasce come nome semplicemente perché i bambini la chiamavano così. Era disabitata da 30 anni, alcune parti erano anche molto vecchie, si parla del 1600, 1700, e quindi c'era veramente tanto, tanto lavoro. Ed è stato tutto praticamente fatto in autocostruzione da noi con materiali di recupero. Sia sull'autocostruzione che in agricoltura ci siamo abbastanza formati facendo. E poi, dato che oramai questo nome era entrato nella nostra mente, abbiamo deciso di usarlo e abbiamo voluto giocare sulla doppia accezione di rotta come spaccata e rotta come direzione. Casa rotta, rompere le forme verso nuove rotte. Infatti l'azienda agricola l'abbiamo chiamata Nuove Rotte. Questo è il progetto dell'ecovillaggio della Casarotta. Il progetto nasce praticamente nel 2012. Claudio, Michela e Arianna avevano deciso di fare un'associazione per promuovere pratiche sostenibili. A un certo punto decidono di acquistare una casa, una cascina. Grazie a un'amica in comune ci conosciamo. Eravamo un gruppetto che stavamo cercando, mappando il territorio per trovare uno spazio. E quindi immediatamente abbiamo deciso di unire le forze e partire. Quindi iniziamo a ristrutturare e partiamo. Poi nel frattempo ci sono altre famiglie che si sono praticamente avvicinate al progetto, hanno vissuto un po' con noi e poi hanno preso delle case intorno qua vicino. Nel 2015 appunto abbiamo pensato di sviluppare meglio il progetto della parte agricola. Il lavorare sul settore primario era, secondo noi, la base della produzione. Questo è un territorio molto rinomato per la sua agricoltura, però il concetto di qualità ha sempre tralasciato l'aspetto di biodiversità. Abbiamo messo subito i cereali e l'orto, praticamente. Poi la frutta. Da 2 anni abbiamo anche una piccola vigna. E gli animali, galline e pecore. Tutte piante, animali, che da sempre l'uomo ha allevato insieme in quello che era la fattoria. E quindi ha creato una sinergia, è già tutto fatto in un certo modo. Abbiamo per esempio un'area incolta, facciamo pascolare le pecore che si mangiano le foglie, poi pascolano le galline, tutti i pollai e le stalle sono mobili. Io mi trovo il terreno già praticamente pulito. Questo è il risultato di un lavoro che ha come obiettivo creare continuamente relazioni e continuamente ecosistema. Siamo certificati biologici, ma lavoriamo con tecniche di agricoltura naturale. Io ho studiato antropologia, mi ha sempre molto affascinato anche la parte dell'agricoltura indigena e quindi abbiamo studiato molto varie tecniche di agricoltura indigena e più che tutto avevano una relazione sacra con l'ambiente ed era l'ambiente stesso che istruiva loro su cosa fare. Quello che mi hanno insegnato, al di là della ricetta singola, è che veramente ogni cosa ha un valore e io mi sto rendendo conto che non c'è scarto in realtà qua. Quello che non è più cibo per noi è cibo per le galline, che diventerà letame, che ritorna a terra. Tutto diventa cibo o diventa sostanza per produrre nuovo cibo. La vita da agricoltore in agricoltura è, per il mio carattere, è la più bella che ci possa essere, perché mi permette di poter apprendere tantissimo ed è la cosa più importante per me, e allo stesso tempo mi permette di interagire col paesaggio in modo creativo. Noi siamo un gruppo che siamo molto incentrati sul fare. Finché eravamo solo noi quattro all'inizio, tutto era molto più spontaneo. Poi sono passate persone che invece avevano bisogno di più regolarità, tipo fare un metodo del consenso, il metodo del forum, quindi ci chiedevano delle tecniche. Noi ci siamo sforzati molte volte di farlo e l'abbiamo sempre fatto. Noi viaggiamo molto sull'idea del mutuo soccorso. Facciamo una volta a settimana un cerchio tecnico proprio operativo, almeno con tutti gli abitanti. Poi facciamo un cerchio, diciamo, sul come sto, e poi ogni tanto cerchiamo di fare degli accorgimenti sulla visione generale.
Per me Italia che cambia è una forza attiva che può generare concretamente una visione, che è una visione condivisa, evolutiva. Io la sento in questo modo.